Allora, innanzitutto grazie per essere qui oggi presenti in questa conferenza stampa. OSLA è orgogliosa per l'ennesima volta di parlare di questo, chiamiamolo evento, di questa missione. Dal 30 settembre al 4 ottobre, anzi al 3 ottobre scusate, andremo come organismo privato a Ginevra, dove ha sede ci sarà un forum del World Trade Organization, cioè dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Qual è il senso di questa missione? Il forum tratterà precisamente con questo titolo: l'espansione del commercio attraverso l'innovazione e l'economia digitale. In particolare stiamo parlando praticamente della e-commerce. Come sapete, nella prima settimana di giugno è stata approvata a San Marino la legge sull'e-commerce. Chiaramente alla legge poi devono seguire degli strumenti tecnici per permettere agli operatori di rispettare e di essere regolati da questa legge. Purtroppo lo Stato sammarinese non fa parte di questa Organizzazione Mondiale del Commercio ed è un peccato, perché questa organizzazione è l'unica che si occupa del commercio, degli interscambi internazionali e dei rapporti doganali. Di conseguenza riteniamo che il nostro contributo possa essere proprio quello fattivo di portare un aiuto al nostro governo, al nostro sistema, andando a cercare di capire quali saranno gli sviluppi regolamentativi del commercio internazionale. Proprio perché se adesso abbiamo le regole per poter fare e-commerce, abbiamo bisogno di capire quali sono le regole mondiali esterne per poter collaborare con tutti gli altri paesi che queste regole già da molto seguono. Ripeto, quello che ci preme sottolineare è che San Marino, che fa parte dell'ONU, non fa parte, come soltanto altri 11 paesi dell'ONU, di questa organizzazione mondiale, che invece nella quale sono presenti ben 159 paesi. Però noi non lo diciamo, per carità, con spirito polemico. Noi diciamo quello che andiamo a fare questa missione per portare un contributo tecnico al nostro paese. Non mi ricordo che lo diceva Sir Kennedy: non chiediamoci cosa può fare il vostro paese per voi, ma cosa voi potete fare per il vostro paese. È con questa ottica che noi andiamo a Ginevra, che può essere di tantissimi organismi mondiali. Concludo questa brevissima presentazione, poi passo la parola per gli aspetti più tecnici al direttore, dicendo che uniamo poi l'utile al dilettevole, perché qualsiasi associato che voglia venire a capire di cosa stiamo parlando può venire a Ginevra con noi, per gli associati con tariffe ridotte e comunque con tariffe competitive, anche per chi non sia associato ma abbia voglia di accompagnarci in questa missione. Direttore, sì.